Allora, Gemiti, un risultato, dobbiamo dire, sicuramente negativo nel complesso di un pomeriggio che era partito bene, però forse poi abbiamo un po' troppo subito la reazione, diciamo, più agonistica che non tecnica della squadra dell'Avellino. Sì, come hai detto tu, siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio e dopo abbiamo subito un po' troppo, con queste palle lunghe sugli attaccanti, ci hanno aggredito sulle seconde palle, siamo andati qualche volta in difficoltà, però tutto sommato abbiamo retto bene, abbiamo risposto bene, abbiamo avuto qualche ripartenza dove potevamo fare più male sicuramente e secondo me ci è mancato un po' quello. E però diciamo è abbastanza in dubbio che ci sono stati 45 minuti, cioè quelli che sono andati tra il nostro vantaggio e il loro pareggio, dove effettivamente l'Avellino, ripeto, al di là forse di attacchi abbastanza un po' caotici, un po' sconclusionati, un po' arrembanti ma poco efficaci, però insomma ci ha fatto abbastanza arretrare con il baricentro. Sì, sì, sicuramente abbiamo fatto fatica a tenere palla, quindi siamo dovuti difendere molto bassi e sicuramente dobbiamo migliorare in quello, anche quando andiamo in vantaggio di cercare di tenere palla e di far correre gli altri. Anche perché diciamo dalla parte di là non è che poi abbiamo creato troppi grattacapi alla difesa avversaria, in porta, al di là della conclusione di vantaggiato nel finale di partita, diciamo effettivamente abbiamo creato abbastanza poco. Sì, sì. Come ti ho detto, anche il primo tempo ci sono dato due o tre ripartenze che si potevano sfruttare meglio, è importante l'ultimo passaggio, se anche il primo tempo li sfruttiamo meglio, magari facciamo il 2-0, penso che dopo la partita cambia. E ci è mancato quello e dopo è chiaro che loro con queste seconde palle, con le punte molto alte, ci mettono lì e dopo indubbiamente qualche volta può andare in difficoltà. L'ultima cosa a proposito del mister. Il mister anche ieri in conferenza stampa ha parlato di una squadra che è sicuramente in crescita, che sta crescendo, che sta migliorando, diciamo, partita dopo partita. Quest'oggi forse un po' sarà in parte smentita questa sua dichiarazione, perché mi sembra che rispetto alle ultime uscite forse c'è stata un po' di una involuzione anziché una crescita della squadra, secondo te? No, non penso che sia venuta. L'unica cosa è quella che ci siamo arretrati troppo, quella è sicuramente la cosa negativa di questa squadra, però ti ripeto, quando facciamo le cose che proviamo anche in settimana, le facciamo bene e mettiamo in difficoltà le altre squadre. Ti dico, la cosa da migliorare è di proporle per più tempo, e questo è il nostro obiettivo e io penso, sono sicuramente convinto che con il mister Gualtieri lo possiamo fare benissimo. Grazie Giuseppe.